E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, oggi produzione premium, guardatevi tutti i video fatti, specialmente quello di Calciomercato prima di questo nel quale devastiamo, ma anche tutti gli altri. Seguite le pagine amiche, seguite me sui social e devastate di mi piace questo video oltre che a condividerlo con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, anche se devo fare un disclaimer. Se voi siete tra quelli che adesso con il probabile rinnovo di Milenkovic lo farebbero capitano, mi fate il favore di prendere e disiscrivervi da questo canale seduta stante, immantinente oltretutto vi avverto che uscirà anche un mio articolo in queste ore su fiorentina.it in riferimento alle amichevoli eh, della fiorentina. Quindi in questo video qua rispondo un po' al bambinage, no? Al bambinage che con il probabile possibile rinnovo di milenkovic fortunatamente perché milenkovic è un ottimo giocatore gli vogliamo tutti bene è uscita questa wave di volerlo fare capitano al posto di biraghi e qui andiamo a smontare come con il l'ego pezzo per pezzo questa odiosa narrativa. Allora, intanto eh, cerchiamo di capire anche da dove ci arriva questa narrativa. Spesso ci arriva da tifosi eh, totalmente immaturi di giovanissima età spesso anche incompetenti ci arriva da esponenti diciamo del pezzellismo di quelli che si fomentavano dietro a pezzella capitano ci arriva da quelli che magari uno o due anni fa avrebbero fatto venuti capitano no? tanto per farvi rendere conto della questione e eh, ci arriva soprattutto da chi, da chi non riesce. A fare i conti con la realtà con la storia da chi ancora ha la trave nel posteriore eh, dalla stagione fatta da biraghi stagione ottima fatta da capitano scelto dallo spogliatoio e da mister italiano che l'ha sempre fatto giocare è stato tra i giocatori più presenti biraghi è uno dei giocatori basta che voi guardiate non solo i dati sulla precisione dei cross in serial netto delle cagate che vengono fuori a Firenze che sbaglia i cross, in realtà è tra, è nella top 3 a mani basse dei crossatori più precisi in Serie A, tra i migliori assistman della Serie A, il migliore dal 2017 dopo Quadrado e queste reprimende vengono proprio da questa fascia di persone che non riesce a fare pace con questa cosa, che non riesce a dire su Subiraghi mi sono sbagliato, Subiraghi ho avuto torto Marcio, la stagione scorsa, ha dimostrato che ero in errore. Mi rendo conto dell'errore, dei miei pregiudizi, ok? Perché sono pregiudizi, a volte anche post giudizi, nonostante i dati del campo, delle scelte del Mister, delle statistiche del rendimento della squadra. Questo tipo di eh, pregiudizi e di giudizi sbagliati, sballati, continuano perché non c'è il coraggio di dire: Evidentemente mi sbagliavo, evidentemente faccio un passo indietro perché le sentenze che ho dato sul giocatore sono erronee. Il giocatore è importantissimo per la squadra, per la Fiorentina, per la società che giustamente ci ha puntato, ci ha fatto un grande rinnovo, l'ha difeso giustamente pubblicamente davanti a tutti. Non si riesce a fare pace con questo. Allora, siccome c'è questo travicello nel posteriore, ad ogni minima bisogna venire fuori col delegittimare Biraghi, il delegittimare il capitano deve essere tizio, deve essere. No, non deve essere nessuno. La scelta è stata fatta: vi piaccia o no, è questa ha portato anche dei frutti, perché penso a differenza del Pezzella che tanto acclamavate. Questo qui ci ha anche portato fortunatamente in Europa e ha gestito ottimamente lo spogliatoio, nonostante situazioni complesse quali l'addio di Vlaovic e via dicendo. E questo ci ha portato dei frutti. Poi vi faccio notare un'altra cosa: la svalutazione che voi stessi fate della fascia di capitano della Fiorentina, usata quasi fosse una specie di assorbente usato. Capito che deve andare sul braccio di questa o quella convenienza nel momento in cui un giocatore come Milenkovic eh, dovesse rinnovare con la Fiorentina, magari anche perché non ci sono occasioni di mercato, parliamoci chiaro, capaci di stuzzicarlo, ma non c'è niente di male. Ci sta che un giocatore, quando ha l'occasione, possa essere invogliato, possa essere attratto da sirene di altro canto. Voi fareste capitano un giocatore solo perché rinnova? Cioè, è questo il peso che voi date alla fascia della Fiorentina, una specie, non una, una fascia che rappresenta non solo una squadra importante, ma una città con dei valori di prosecuzione che rappresenta anche una parola data, perché solo nelle amministrazioni condominiali di basso livello, che manco vi farei rappresentare, la fascia viene data ad un giocatore e poi tolta l'anno dopo in base di un rinnovo. Infatti è una cosa che non succederà mai, succede solo diciamo in, in, in dei circus, succede in delle situazioni nelle quali la serietà non è di casa ma questo lasciamo stare ammesso e non concesso che questo possa avvenire vi ripeto cioè che dai la fascia di capitano a uno e dopo un anno gliela togli perché l'altro ha rinnovato ma che concezione avete della fascia di capitano della Fiorentina c'è cioè una merce di scambio da dare a uno se rinnova o meno ma la fascia è una rappresentazione di carisma e la rappresentazione di un ruolo all'interno dello spogliatoio che non potete sapere manco voi perché se manco sapete capire a livello tecnico e tattico l'importanza dei giocatori perché se avete questo giudizio su biraghi avete difficoltà anche lì che sono cose che basta accendere la tv per vederle ma figuratevi se voi potete farci lezioni e dirci che tipo di importanza può avere biraghi nello spogliatoio e andare a discettare su chi merita la fascia o meno fascia tra l'altro scelta dai giocatori scelta dai giocatori e se poi vengo a chiedere a voi chi fareste capitano oltre a Milenkovic magari gli anni scorsi mi dicevate Venuti o mi dicevate Pezzella un grande capitano o avreste fatto Ribéry quando è arrivato perché c'era anche, anche gente che diceva questo quindi io rigetto totalmente anzi vi invito a farlo anche voi vi invito ad opporvi vi invito a usare questo canale come baluardo di questa lotta, ma poi è una lotta contro il niente, vi ripeto, perché stiamo veramente a parlare di bambinate che solo a Firenze attorno alla Fiorentina possono nascere. Cioè il fatto che Milenkovic era con noi l'anno scorso è stato scelto Biraghi capitano, presumo anche da lui e siccome rinnova la fascia deve andare a Milenkovic per non ben precisati motivi. Come se poi Biraghi avesse dimostrato di non meritarla, quella fascia che già sia dal punto di vista tecnico sul campo, sia dal punto di vista del carisma, della personalità, ha dimostrato ampiamente di meritarla. Ha fatto una conferenza l'anno scorso che non ho sentito fare a Pezzella in, in, in tutto il tempo che è stato qui, non l'ho sentita fare a Venuti. Biraghi è andato in conferenza a dire preferisco che si critichi me in modo immotivato piuttosto che si critichi un giovane. Non l'ho sentito fare a nessuno questa cosa. Già da quel giorno vi disse questo sarà il nostro capitano, questo deve essere il nostro capitano, questo è giusto che sia il nostro capitano. Lo è diventato, lo è stato in modo ottimo sul campo e fuori. Io non mi sento rappresentato da Lorenzo Venuti tanto quanto invece mi sento rappresentato da Cristiano Biraghi. Smettetela con queste bambinate che non hanno oltretutto nessun tipo di riscontro, nessun tipo di effetto e nessun tipo di eh, senso, vi ripeto.